Onorevole, buongiorno e ben ritornato in nostra compagnia. Buongiorno. E quindi questo asse con Calenda funziona? Ma direi proprio di sì, ci abbiamo lavorato, non è una cosa improvvisata, abbiamo lavorato per tanto tempo, prima come soggetti distinti e poi da gennaio di quest'anno, da gennaio del 2022, abbiamo siglato una federazione vera e propria e l'abbiamo sperimentata, oltre che nei sondaggi, sul terreno della realtà elettorale a queste amministrative, e il risultato più positivo in assoluto peraltro è stato quello di Palermo, grazie al lavoro straordinario, alla passione, all'amore per la città di Fabrizio Ferrandelli, che presidente dell'Assemblea Nazionale di Più Europa e che era il nostro candidato, abbiamo dimostrato che un'opzione politica che diventa opzione elettorale, che non appartiene agli schieramenti dei sovranisti o dei populisti, a 5 Stelle ha uno spazio vero, la gente lo può riconoscere. Certo, oltre alle idee giuste deve avere le persone giuste, come nel caso di Fabrizio Ferrandelli o nel caso dell'Aquila, di Benedetto o altre situazioni di quel tipo lì, ma abbiamo dimostrato che può funzionare. Ma voi vi aspettavate questo risultato così straordinario, risultato a due cifre che comunque va oltre quelli che sono i punti di partenza sia di Azione che di Più Europa? Certamente, noi abbiamo fatto una cosa inedita. La politica, come vediamo anche in questi giorni, si assiste più a divisioni che non a unioni. Noi abbiamo deciso di metterci insieme, di lavorare su un progetto comune, restando soggetti distinti naturalmente, con delle identità anche diverse, storie diverse, ma di metterci assieme, e in questo caso l'unione è stata premiata dagli elettori. In particolare, penso che avremo spazi di crescita, abbiamo spazi di crescita davanti a noi, in particolare appunto dagli elettori che chiedono, dopo le sperimentazioni di questa legislatura, chiedono un ancoraggio ai valori della democrazia liberale, all'Europa e all'europeismo. Noi di Europa abbiamo intitolato così il partito che abbiamo fondato con Emma Bonino 5 anni fa, quando, se tu parlavi di Unione Europea, tutti storcevano il naso, era il tempo del referendum per uscire dall'euro, per capirci. E quindi, se c'è un progetto così pragmatico, viene premiato. Questa è stata una soddisfazione. Naturalmente noi sappiamo che poi devi conquistarti un millimetro al giorno lo spazio del consenso, quindi ormai quella pagina è già un pezzo di storia per noi, guardiamo avanti. Ecco, guardate avanti e puntate alla creazione di un nuovo polo, oppure vi confronterete con il campo largo, con il polo progressista? Ma guardi, il nostro progetto non è un progetto centrista, tutte le sigle che stanno venendo avanti in questi giorni, la stessa scelta di Luigi Di Maio, hanno prospettive diverse. Il nostro progetto con Emma Bonino, con Carlo Calenda, ha un perimetro molto più netto, non è stare al centro pur di stare al centro. Noi certo siamo distinti da due coalizioni perché abbiamo un progetto comune diverso da loro. Non siamo un pezzo del campo largo, perché il campo largo l'abbiamo visto anche a Palermo, il PD lo ha pensato a partire dall'alleanza col Movimento 5 Stelle di Conte, che è il movimento che ha più contraddetto Draghi in questo periodo, anche sul tema fondamentale della collocazione dell'Italia nell'ambito europeo, nel sostegno all'Ucraina.
Però ecco, noi siamo, non siamo quindi un pezzo del campo largo, non è una cosa che in quanto tale ci riguardi. Poi certamente vedremo anche se il PD proseguirà in questo, atteggiamento, in questo abbraccio con il Movimento 5 Stelle. Io penso che poi alla fine sarà Conte a fare altre scelte. Però ecco, noi siamo in campo con le nostre idee per crescere col nostro progetto. C'è una possibile apertura a Renzi, a Italia Viva di Renzi? Ma l'apertura a Renzi, per esempio, a Italia Viva c'era, per esempio, sulle elezioni di Palermo. In quel caso sono loro che hanno fatto una scelta diversa, così come in tante altre amministrative. Noi non è che siamo chiusi ad altri rapporti. Per esempio, ci sono realtà che nelle amministrative hanno costruito liste civiche importanti con progetti sulle città, ma simili al nostro nazionale, quindi con quelli ci potrà essere un'interlocuzione. Certo, non questa giostra di sigle centriste, poi ognuno naturalmente fa quello che ritiene doveroso di fare, però noi non siamo alla ricerca dell'aritmetica, ecco. Noi diciamo il campo largo è basato sull'aritmetica più che sulla politica, ma dobbiamo stare insieme così abbiamo più voti. Però se non c'è un progetto politico chiaro, raccontabile all'opinione pubblica, a mio avviso poi non si capisce più niente. E anche su tutte queste discussioni che ci sono oggi sul centro, noi non siamo interessati a una somma aritmetica. Bisogna, se possibile, mettere insieme esperienze che possono stare insieme. Onorevole, in conclusione, la Sicilia ormai guarda non tanto alla tornata di domenica quanto alle regionali di fine anno. Il centrosinistra ha già organizzato le primarie. Voi, in base a quello che sarà il risultato di queste primarie, sarete pronti a sostenere questo candidato oppure vi terrete in disparte? Ma io vedo che sulle elezioni regionali, che come lei dice sono importanti, perché Sicilia è una delle più importanti regioni d'Italia, il campo largo sta ripercorrendo la strada di Palermo, che non è stata una strada di grande successo. Cioè decidono loro cosa fare, come farlo, poi magari quando hanno deciso tutto ti fanno una telefonata per chiedere ci stai anche tu. Quindi noi non siamo in questo meccanismo, non siamo in questo meccanismo delle primarie, siamo in questa fase molto più orientati alla ricerca di persone e di progetti, perché quello di cui la Sicilia ha bisogno non è un centrodestra che si compatta o si sfalda sui nomi, su Musumeci o non Musumeci, e di un centrosinistra che si deve mettere assieme tutto il possibile pur di contrastare Musumeci o un altro candidato al centrodestra. La politica è fatta anche di questo. Poi alle elezioni bisognerebbe arrivare con dei progetti per la Sicilia che riguardino il PNRR, quindi le infrastrutture, magari anche qualche riforma dentro la macchina regionale, capire quali possano essere i progetti su cui far leva, come mettere insieme le università. In Sicilia ci sono università di grande qualità e prestigio con il sistema economico, cosa fare dei flussi turistici che aumentano, come potenziare i servizi in modo che questa
non sia una fiammata, ma sia una crescita destinata a durare. Insomma, bisognerebbe discutere un po' anche di queste cose. Non voglio fare la poesia, perché so che la politica ovviamente sotto elezioni è fatta anche di alleanze, di trattative, però qui c'è solo quello. Chiarissimo. Ringraziamo l'onorevole Benedetto Della Vedova di Più Europa. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.